Questo manufatto confiscato alla mafia ed assegnato al comune di Mazara del Vallo avrà una funzione sociale, sarà recuperato, sarà sistemato, la parte che non potrà essere sistemata perché è molto costosa sarà comunque utilizzata come uno spazio aperto. La nostra città cresce anche attraverso questi metodi, questi sistemi, dove c'era la criminalità organizzata. In altro luogo vi abbiamo collocato la sede del commissariato di pubblica sicurezza, qui dove è stato realizzato dalla criminalità organizzata un manufatto, si inventerà qualcosa di positivo perché faremo un bando e cercheremo di trovare degli interlocutori, dei soggetti che sono disposti a collaborare con il comune di Mazara del Vallo. Questo spazio che è in atto abbandonato può diventare un piccolo polmone economico.